Benvenuti in questo nuovo video. In questo caso, come avrete visto dal titolo, il profumo in questione è il mio primo Elixir Attar, quindi sono molto contento di parlarne e sono veramente rimasto stupito, ovviamente in positivo, da questo brand e in questo caso di questo profumo. E basta, iniziamo. Il packaging è abbastanza semplice. All'interno c'è il profumo che non vorrei far cadere, ma è questo qua. Ve lo faccio vedere anche dal punto di vista di contenuto. Fatto piuttosto bene per essere un 15 ml, non ha niente di eclatante, ammetto, perché non c'è nulla di troppo strano, però ne vale sicuramente la pena, vi posso garantire. Provando su Moyette, una boccata d'aria fresca, non perché sia un profumo fresco, ma perché penso che sia un profumo che ti dà proprio serenità, molto animalica, subito in apertura, quasi un po' pungente, misto al verde della rosa. Qua ci sono vari tipi di rosa, io su tutte sento la rosa turca ed è veramente molto percepibile. È verde, resinosa, un po' acquatica su alcuni aspetti. Un po' pungente perché si va a mischiare queste note animaliche, questi pochi minuti in cui esce tutto, cioè veramente dal meglio proprio in apertura, tende a calmarsi, a affievolirsi, quindi esce questa nota ben presente della rosa, poi sento queste note animaliche, muschi, muschio di cervo, varie tipologie, un po' d'ambra grigia, quindi è leggermente salato. Che cosa vuol dire notte animali in questo caso? Cioè vuol dire non quella roba puzzona che si può sentire fatta apposta per dar fastidio. Cioè qua è proprio il vero estratto, diciamo, dal punto di vista animale che serve per migliorare, dare profondità, dare luminosità al profumo. Per migliorare alcuni aspetti, darne veramente, sollevarli da quello che può essere magari una nota più forse semplice, mettiamola così, che può essere la rosa, vuol dire sollevarla e dargli importanza. Quindi tutta la parte che c'è animalica mischiata a questo bouquet di rose, mettiamola così, diventa qualcosa che è una combo veramente micidiale perché è di una bellezza che non saprei neanche come veramente descrivere. Non so che cosa dargli di riferimento perché voi possiate capire. In questo caso veramente farei molta fatica. Il profumo poi su pelle si comporta benissimo e ha una durata piuttosto soddisfacente perché si fa le 6, 7, 8 ore, considerato che c'è quasi tutto naturale, se non 100% naturale, e quindi assolutamente, assolutamente ottima la performance da quel punto di vista lì, molto più vicino alla pelle, però se state cercando ovviamente performance tra scie, cioè, quindi tutte proiezioni immense e cose che si devono fare sentire, non è assolutamente il profumo che è adatto, perché comunque la profumeria è naturale, non sempre, ovviamente non è una regola, ma comunque non è incentrata su quel tipo di priorità. Quindi obiettivamente è un profumo con delle ottime caratteristiche dal punto di vista di performance, secondo me, paragonate ovviamente a un carattere che è quello naturale. L'utilizzo, secondo me, qua è molto incentrato per eventi, serate, per ambienti, secondo me possono anche essere lavorativi, ovviamente te lo devono permettere, cioè quindi ambienti lavorativi di un certo tipo, non saprei dire magari probabilmente dove si può osare un po' di più, da quel lato lì. Penso che il periodo di utilizzo sia tutto l'anno, non ha una stagionalità. 100% unisex, uomo-donna, non cambia assolutamente niente, secondo me qua proprio è veramente fluido come genere. Può lasciare solo che senza parole, in positivo secondo me ovviamente, quindi poi magari qualcuno lascerà in negativo. Bellissimo, cioè veramente è un capolavoro, quindi lo consiglio un po' a tutti, ovviamente a chi non ha il naso un minimo allenato potrebbe fare veramente fatica ad apprezzarlo, ma niente di difficile davvero, non è una cosa difficile, però ci sono degli aspetti, soprattutto in elementi naturali come i muschi all'interno che possono comunque
ovviamente dare questo aspetto animalico che, in cui magari uno non è abituato, per chi ha un minimo di cultura olfattiva, questo è un profumo della Madonna. Cioè, è stupendo questo profumo, è veramente stupendo. E per chi conosce l'Elixir Attar, penso che sappia di cosa sto parlando, perché comunque, insomma, penso che abbia sfornato diverse chicchette, ecco, nel suo percorso lavorativo. Attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto, per ovviamente non perdere i contenuti prossimi sulle recensioni dei profumi nuovi che devono arrivare e che sono già arrivati. Lasciate un commento se vi va, se volete lasciare qualche consiglio o volete qualche consiglio, super volentieri. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!